Allora, siamo in diretta, buonasera a tutti, benvenuti, benvenuti sulla pagina istituzionale del Comune di Monte Sant'Angelo. Oggi parte un nuovo progetto, si chiama Comune D, il Comune nella comunità. Siamo qui in diretta dalla Piazza della Libertà, una bella piazza, poi ve la faremo vedere, una bella piazza già molto attenta. E ci fate sentire il vostro calore, ci fate un applauso spontaneo? Olè. Allora, Comune D è una trasmissione di confronto e condivisione con la città. Abbiamo immaginato una diretta appunto sui canali social, ma anche dalle piazze, con un approfondimento tematico di 30 minuti. Sono previsti interventi e domande dal pubblico, si potranno segnare a questo tavolo con la domanda da porre ai nostri ospiti. Il primo appuntamento oggi di Comune D è dedicato alle infrastrutture turistiche, quindi presentiamo il progetto di riqualificazione del centro storico e lo facciamo, come vedete, con il sindaco Pierpaolo D'Arienzo. Applauso spontanissimo. L'assessore al vice sindaco e assessore alla cultura e al turismo Rosa Palomba, l'assessore ai lavori pubblici Giovanni Vergura e l'architetto responsabile di questo progetto di riqualificazione del centro storico, il progettista, l'architetto Sgobba, Michele Sgobba. Allora, iniziamo subito. Chiamerei subito per aprire il sindaco Pierpaolo D'Arienzo. Sindaco, vieni qui con noi. Eccoci qua. Sindaco, un progetto di 3 milioni di euro per il rifacimento delle piazze del centro storico. Tra l'altro, lei dovrà essere molto breve perché abbiamo 30 minuti complessivi. È un problema. Sarà complesso. Sarà complesso. Sarà complesso essere breve. E le chiedo, tra l'altro, siamo anche a un anno di amministrazione. Giorni del secondo mandato, quindi in breve stai parlando di più tu, però vai sindaco. Ok, perfetto. Se dobbiamo essere veloci, è chiaro che dobbiamo evitare questi inframezzi. Allora, oggi avviamo questa campagna di partecipazione e di comunicazione alla cittadinanza di alcuni dei momenti e dei progetti più importanti per il Comune di Monte Sant'Angelo, appunto con questa iniziativa che è Comune D, che utilizza, oltre alle piazze, gli strumenti tradizionali di comunicazione, anche quelli social, che sono quelli che ci aiutano ad arrivare quanto più possibile in mezzo alla nostra comunità. Quello di oggi è il progetto, definiamolo madre di tutti gli interventi che abbiamo messo in campo già dalla scorsa amministrazione. È un progetto che mira alla riqualificazione delle infrastrutture turistiche del Comune di Monte Sant'Angelo, una progettazione e una progettualità molto complessa, perché complesso è il sistema su cui andiamo a intervenire, che non riguarda soltanto il centro storico, inteso come i punti di maggiore fruizione turistica che ha il Comune di Monte Sant'Angelo, ma per la prima volta iniziamo ad addentrarci anche all'interno del centro storico vero e proprio, che ha con le sue finalità abitative. Quindi entriamo all'interno delle zone, delle piazze dello Iunno, del quartiere Iunno, per procedere ad una riqualificazione che ha una finalità molto importante. Da un lato, appunto, quello di restituire e in qualche modo anche manutenere le nostre piazze e le nostre viabilità principali tuttora utilizzate da chi ci risiede nel centro storico. Il Comune di Monte Sant'Angelo è un centro storico che riesce, rispetto anche ad altre località turistiche del Gargano, possiede la doppia caratteristica, cioè è sì un punto di attrazione turistica per le sue peculiarità architettoniche, per le sue peculiarità artistiche, per la presenza del sistema delle chiese e quanto voi già conoscete. Dall'altro canto però possiede anche l'abitabilità. Ci sono ancora nuclei familiari che abitano nel centro storico e per fortuna stiamo assistendo anche in questi ultimi anni anche ad una
ripresa delle, come dire, delle transazioni immobiliari, quindi di vendite di appartamenti per finalità destinate alle ospitalità. Quindi questa situazione impone da parte dell'ente una riflessione non soltanto da un punto di vista, come dire, dell'intervento di manutenzione, ma come è stato già accennato in passato, stiamo cercando anche da un punto di vista della pianificazione urbanistica generale di completare appunto l'iter di approvazione del PUG per arrivare ad una pianificazione poi urbanistica importante, che come voi sapete e come saprete, come immaginate, aspettiamo che passi l'ambulanza. Che come voi sapete, come appunto pianificazione urbanistica, abbiamo, diciamo, avviato l'iter già dalle scorse amministrazioni sul documento programmatico preliminare e adesso ci accingiamo a iniziare il percorso di approvazione del piano urbanistico generale. Elemento fondamentale del piano urbanistico generale, che in qualche modo è alla base poi dei ritardi che ci sono stati anche nella tempistica, è il rilievo puntuale del centro storico. L'amministrazione comunale da me presieduta ha già dallo scorso mandato allocato 85.000 euro di risorse necessarie per questo intervento e siamo ormai in dirittura finale, cioè siamo alla fine ormai di questo rilievo puntuale che ci consentirà di avere una restituzione grafica, diciamo, del nostro centro storico necessaria e propedeutica alla redazione del piano urbanistico generale. Quindi, come vi dicevo, tutto questo fa parte di una strategia complessiva che appunto ha dell'urbanistica, ha un senso nell'urbanistica, ma dall'altro canto ha un senso nel miglioramento dell'ospitalità turistica. Uno dei motivi per cui, diciamo, che abbiamo sempre sottolineato anche durante le campagne elettorali, durante le cose, è stato sempre quello di migliorare l'ospitalità turistica del comune di Monte Sant'Angelo. Adesso siamo partiti con le infrastrutture, pian piano inizieremo anche a migliorare i servizi, perché sono importanti anche i servizi che dobbiamo svolgere, e da qui poi l'assessore il vice sindaco vi diranno meglio gli interventi che stiamo facendo anche da questo punto di vista. Io non voglio sottrarre altro tempo perché è necessario far parlare gli assessori da un punto di vista più operativo e lasciare poi la parola all'architetto Sgobba per la presentazione puntuale del progetto. Grazie. Grazie a tutti per essere qui. Grazie sindaco. Perfetto, quindi andrei subito dal punto di vista turistico. Parliamo di infrastrutture turistiche, questo progetto riqualificherà tutte le piazze del centro storico, poi andremo nel dettaglio per vedere quali sono e con l'architetto Sgobba, però il vice sindaco Rosa Palomba, assessore alla cultura e al turismo e istruzione, assessore, dal punto di vista turistico anche l'occhio vuole la sua parte, quindi anche l'accoglienza poi dei turisti, soprattutto nella zona alta adesso con Carlo D'Angio, con tutta la via Reale Basilica, sono nuove, anche i turisti sono accolti meglio. Qual è dal punto di vista strategico, dal punto di vista turistico, qual è l'importanza di questo progetto? Sì, grazie Pasquale, buonasera a tutti. Abbiamo puntato molto sulla promozione del territorio, abbiamo in questi 6 anni spinto davvero tanto per far conoscere non soltanto, ecco, a livello regionale già Monte Sant'Angelo è conosciuta, no? Soprattutto per il santuario, ma spingerla oltre i confini regionali, nazionali. Abbiamo lavorato moltissimo perché Monte Sant'Angelo potesse, come dire, approdare su tutto il territorio nazionale con un importante progetto di promozione che negli anni è stato incrementato, che ha visto, come dire, un puntare in maniera molto specifica sulla destinazione. Monte Sant'Angelo è da 1500 anni accoglie in modo naturale e noi adesso lo vogliamo fare in maniera
accogliendo i nostri i visitatori, i turisti, in modo, scusate la ridondanza, in modo più accogliente. E quindi tutti gli interventi che sono inseriti in questo progetto hanno proprio questo intento, accogliere i turisti, accoglierli già dalla parte alta, quindi all'interno, quindi dopo aver parcheggiato nella zona poi di camminamento che attraversa il castello, anche con la zona, no, della quella che poi dal Belvedere, quindi dalla Piazza Cappelletti, che è stata già in parte ripristinata e rivalutata. Quindi una serie di interventi volti soprattutto ad accogliere in modo, come dire, sempre più innovativo, bello, perché ecco, noi abbiamo puntato molto sulla bellezza. È vero che la bellezza è soggettiva, però ecco, pensiamo che la strategia progettuale che mira poi a ripristinare quelle che sono le antiche percorrenze, quindi l'arrivo a Monte Sant'Angelo deve essere un arrivo che in qualche modo, come dire, dia già al visitatore l'impressione e la consapevolezza di essere arrivato in un territorio che, come dire, detiene due riconoscimenti UNESCO e che quindi, anche per quanto riguarda proprio l'accoglienza dei servizi, accoglienza, possa essere davvero all'altezza della cultura, della storia e della tradizione che ha all'interno. Quindi ecco un progetto. Ne approfittiamo anche, sì. Comune di anche una trasmissione di approfondimento, certo, di attualità. Il 24, sapete, Monte Sant'Angelo è stata definita, sarà la capitale della cultura della Puglia per il 2024, in brevissimo, assessore, il 24 giugno, cosa succede a Monte Sant'Angelo? Sì, invito prima di tutto tutti quanti a partecipare a questa importante giornata. Il 24 giugno ci ritroveremo per coprogettare. Monte Sant'Angelo è stata tra le 10 finaliste a Capitale Italiana della Cultura. Ci siamo, come dire, collocate tra le prime 10 per la Regione Puglia, eravamo in 2 con Otranto. Questo ci ha permesso il riconoscimento di Capitale della Cultura per la Puglia, quindi il 2024 Monte Sant'Angelo sarà, come dire, a livello regionale la città destinataria di una progettazione che andremo a condividere, a coprogettare insieme a tutte le associazioni, alle imprese, alla Regione Puglia, ai comuni del Gargano. E quindi il 24 nella biblioteca, come dire, partirà il primo momento che poi ci porterà a scrivere a più mani quelli che saranno i progetti e le iniziative che metteremo in campo appunto durante tutto il 2024. Quindi un importante momento di condivisione, di coprogettazione. Scriviamo tutti insieme quello che vogliamo, ognuno portando il proprio contributo, quello che vogliamo per la nostra città e per la nostra comunità. Grazie all'assessore Rosa Palomba, assessore alla cultura e al turismo. Adesso con l'assessore ai lavori pubblici Giovanni Vergura. Giovanni, raggiungimi con l'assessore, vediamo un po' nel dettaglio di questo progetto. Nel frattempo vi ricordo che qui c'è un tavolo dove potrete lasciare le vostre domande, quindi scrivere la vostra domanda e a chi è rivolta, e fra pochissimo le leggeremo in diretta sia sui social che in piazza e risponderanno i nostri relatori. Quindi a questo tavolo potete segnare le vostre domande. Assessore Vergura, di cosa si tratta di questo progetto di infrastrutture turistiche? Cosa facciamo? Buonasera a tutti e grazie per essere qui.
Il progetto sulle infrastrutture turistiche riguarda un progetto di riqualificazione importante, uno dei più importanti della nostra amministrazione, delle nostre amministrazioni, che riguarda il rifacimento della pavimentazione di talune scalinate che sono ubicate nella zona di intervento nel nostro centro storico, dell'abbattimento delle barriere architettoniche, la sostituzione dei corpi illuminanti con nuovi pali e nuova illuminazione a LED per quanto riguarda la pubblica illuminazione, e in alcuni tratti della nostra città, come per esempio in Torre dei Giganti, verrà tolto il cemento che attualmente ci sta e che fa crescere quell'erba alta che giornalmente vediamo in quella strada, e ci consentirà di sistemare la pavimentazione con basole nuove che potranno essere ovviamente contestualizzate nel contesto di tutto il progetto di riqualificazione che abbiamo avviato da diversi anni, per consentirci appunto di avere un camminamento migliore, di avere un camminamento che possa essere più utile alle esigenze che si possono avere. Un progetto quindi che viene inserito all'interno di quella che è la riqualificazione che abbiamo fatto in tutta la zona alta della nostra comunità, tant'è che tutta una serie di arredo urbano che verrà lì posto richiamerà tutto l'arredo urbano che è stato fatto in questi anni, così come quello che vediamo anche in questa piazza. Il progettista ha voluto, l'architetto Sgobba, fare in modo che il tutto l'intervento fosse in sintonia con tutta la riqualificazione che abbiamo fatto nella zona santuariale, quindi in via Reale Basilica, in corso Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, la piazza della Libertà nella quale ci troviamo adesso, e quindi poi a spostarci nel centro storico e da piazza Cappelletti, che si trova al termine di via Garibaldi, inizieremo nella piazza Cappelletti, che attualmente non ha avuto nessun intervento, e di lì si arriverà in tutte le strade principali del nostro centro storico fino ad arrivare alla piazza di San Francesco, che appunto verrà, anche lì ci sarà ulteriore sostituzione delle basole che attualmente ci sono. È chiaro ed evidente di come sarà un intervento importante che è iniziato questa mattina e che avrà la necessità di avere la collaborazione dei cittadini, la collaborazione nello specifico dei commercianti, dei residenti, che ovviamente dovranno subire un po' di criticità da questi interventi, così come quelle criticità che abbiamo vissuto già quando abbiamo per esempio rifatto questa piazza, che fino a qualche anno fa era pressoché impraticabile. Sebbene ci siano state delle difficoltà anche per le diverse attività commerciali, oggi possiamo dire di essere sicuramente in un posto migliore rispetto a quello del passato, perché quando si fanno interventi di questo tipo è chiaro che si creano dei disagi. Ovviamente sia l'impresa che la direzione dei lavori sarà al nostro fianco per fare in modo che queste situazioni di criticità vengano risolte. Chiudo dicendo che nella giornata odierna sono partiti altri due cantieri importanti, l'uno che riguarda taluni lavori di manutenzione straordinaria all'interno del nostro centro abitato, nella zona che prende diciamo il rione Fosso, che è qui nelle vicinanze, e così anche altri interventi puntuali che attengono appunto alla manutenzione straordinaria, così come sono partiti da questa mattina i lavori di manutenzione presso il cimitero capoluogo, all'interno del quale, oltre ai lavori di manutenzione, di qui a breve partirà anche un altro progetto già i cui lavori sono stati già affidati, che riguarda la costruzione di nuovi loculi all'interno del cimitero cittadino. Per chiudere davvero, non posso non parlare
della fantastica villa comunale a cui siamo tutti affezionati. Pensavate che sfuggivamo, ma non sfuggiamo al confronto. Questa è la domanda che ci facciamo tutti qua. Poiché sono uno di quelli che tutte le sere incontra i cittadini, e quindi... è una di quelle domande che mi viene fatta tutte le sere. E quindi non sfuggiamo. Abbiamo visto di come in seguito ad alcune interventi fatti da parte dell'ente comunale, compresa, e lo ribadiamo, la risoluzione contrattuale che riguarderà appunto quel tipo di lavoro affidato, i lavori hanno avuto in queste ultime settimane una forte accelerazione. Abbiamo terminato, non io ovviamente, abbiamo nel senso che sono terminati i lavori di della scalinata, che riguardano la scalinata centrale, sia la prima che la seconda rampa, e sono state posizionate tutte le lavorazioni che erano previste, così come da prescrizione della sovrintendenza sono state ricollocate nuovamente le due colonne che erano presenti già in passato, perché quella è una prescrizione della sovrintendenza, così come il muro che è la salita che porterà nella parte superiore della villa comunale. È stato posizionato il materiale che ci consentirà anche di pavimentare l'intera salita, così con tutti gli interventi che sono al seguito. E chiudo davvero dicendo che il lavoro in piazza di riqualificazione, finanziato con fondi del Parco Nazionale del Gargano, che ringraziamo, i lavori in piazza Carlo D'Angiò sono terminati. Questo perché lo volevo dire? Perché capita anche che taluni lavori pubblici giungano al termine. Ovviamente scherzo, perché tutti i lavori pubblici devono giungere al termine, ma perché si interviene su aree molto vaste, è chiaro che bisogna giorno per giorno fare in modo che tutte le criticità che ci sono vadano poi risolte. In quel progetto poi partono i lavori nella zona, anche qui nella zona diciamo bassa della città. Abbiamo, in seguito alla risoluzione contrattuale, verrà adeguato ovviamente il progetto, che ci consentirà di partire nei lavori nella piazza Duca d'Aosta, che solitamente chiamiamo. Quindi bisogna riprogettare, non sappiamo oggi quando potranno iniziare. Assolutamente, perché se non termina il primo intervento funzionale non può il progettista riprogrammare, in base alle risorse economiche rinvenienti, quello che resta da fare. Perfetto. Che ci consentirà di rifare piazza Duca d'Aosta fino a dove è ubicata la scuola Tangredi, quindi come era previsto appunto nella progettualità. Grazie all'assessore Vergura. Andiamo avanti. Nel frattempo ricordo, per chi vuole essere in presenza, c'è qui un tavolo per poter fare le domande, potete segnarle e poi le leggeremo in diretta ai nostri ospiti. Adesso l'architetto Michele Sgoba ha l'arduo compito di far vedere il progetto senza farlo vedere. Cioè, dovrai spiegarci che cosa ti sei immaginato, cosa avviene nel centro storico e qual è l'idea progettuale che ha guidato tutto questo. Non hai molto tempo, architetto. Sì, non ho molto tempo. Io avevo preparato una serie di immagini che però oggi non possiamo vedere, perché poi saranno scaricabili online sul sito del comune e sui canali social. Quindi avete modo di poterle vedere, e lì c'è una spiegazione sintetica dell'intervento, per esaustiva, perché ci sono le piante, le planimetrie, delle immagini di rendering che fanno vedere come sarà l'intervento quando sarà realizzato. Spiegarlo in poco tempo è difficilissimo, perché è un intervento molto complesso. Tenete conto che noi abbiamo partecipato a un bando regionale che privilegiava interventi che avessero la capacità di dimostrare una valorizzazione turistica del territorio, perché l'obiettivo era questo. E quindi l'operazione era non soltanto diciamo di interventi edilizi veri e propri, ma era concettuale. Bisognava tirar fuori delle idee che potessero dimostrare con chiarezza che questi interventi potessero generare nuovi flussi turistici o cambiare il sistema turistico di questo territorio. Io ho avuto la fortuna di farne due in siti bellissimi, cioè che sono Monte Sant'Angelo e il comune di Alberobello. Tutti e due si sono classificati ai primissimi posti di questa graduatoria regionale,
e tutte e due sono stati finanziati e i lavori sono in corso. Allora, l'idea progettuale di per quanto riguarda Monte Sant'Angelo, era quella di creare un percorso continuo di alta qualità architettonica, estetica, funzionale, che interessi i maggiori spazi di aggregazione, cioè luoghi come piccole piazze, slarghi, che sono quelli che poi sono gli elementi caratterizzanti di parti del territorio, che in particolare a Monte Sant'Angelo si articolano in una serie di vicoli, di piccoli spazi, di strade piccole, di scalinate che costituiscono un paesaggio unico e ripetibile che probabilmente pochissimi turisti riescono a vedere, ma avrebbero la capacità di riuscire ad aggregare nuovi flussi turistici sempre che vengano ad essere sistemati, vengono ad essere valorizzati, vengono ad essere anche pubblicizzati con un sistema di elementi di arredo urbano in grado di raccontare queste parti di città al visitatore. Io tanto tempo fa ho lavorato a Bari Vecchia, buona parte di Bari Vecchia l'abbiamo fatti noi come studio, come società, e quando noi siamo entrati era un posto inaccessibile, la gente aveva paura di andare. Andavano tutti con le borsette strette, era una situazione veramente difficile. È bastato fare un sistema doppio di interventi, sia per quanto riguarda la riqualificazione di piazze, slarghi, illuminazione, e sia infrastrutturale, cioè significa mettere a posto il sistema acquedottistico, il sistema fognario, eccetera, che ha cambiato completamente la storia di quella parte di città. Questi due interventi sono importanti e devono essere fatti assieme, perché non è sufficiente per sistemare un centro storico, per ridare una dignità al centro storico, una volontà, anzi innescare nuove volontà di utilizzare questi spazi, non è sufficiente soltanto cambiare la pavimentazione. Si tratta anche di mettere a posto il sistema infrastrutturale dei sottoservizi, perché consente di superare tanti piccoli problemi che hanno chi oggi decide di vivere o di operare all'interno del centro storico. L'intervento è complesso, stiamo ragionando di un intervento che supera i 3 milioni di euro complessivamente. L'intervento edilizio, cioè quello delle opere pubbliche vere e proprie, sono poco meno di 2 milioni e 600 mila euro, che sono un importo importante e che la regione ha dato proprio a Monte Sant'Angelo, perché è un sito UNESCO e quindi ha una particolarità che altri siti non hanno, quindi questo è stato importante. Oggi, diciamo, l'idea di cui vi ho parlato prima cerca di creare nuovi luoghi di interesse, nuovi luoghi di accessibilità all'interno del centro storico di Monte Sant'Angelo, in grado di allargare l'offerta turistica, che oggi è limitata a un percorso, un itinerario abbastanza semplice ed elementare, cioè si parte dal parcheggio e si arriva direttamente al santuario di San Michele Arcangelo. Probabilmente la maggior parte del flusso turistico fa questo iter, va e torna indietro, e si perde la bellezza di questo centro storico che è unico e magico. Quindi l'intervento si concentra sulla sistemazione di spazi interni che vanno dal completamento della villa comunale a Piazza Cappelletti, Largo Triottoni, Largo Dauno, Largo Pilunno, Piazza San Francesco, Largo di San Leonardo, sistemando gli itinerari di collegamento di queste piazze slarghe, raccontandolo alle persone con una serie di elementi di arredo urbano che spiegano un po' l'itinerario, spiegano anche i luoghi che si vanno a visitare, e consentono quindi di creare anche nuove accessibilità, no? Che alternative rispetto a quello di cui ho parlato prima. C'è anche uno studio che abbiamo fatto per quanto riguarda la percorribilità di questo spazio dai soggetti che hanno qualche disabilità, per cui sia per quanto riguarda chi ha disabilità, diciamo, visive o fisiche, abbiamo studiato un sistema di itinerari che anche questo sta a questa categoria di poter accedere a questi luoghi.
gli interventi sono suddivisi in blocchi, ecco, in blocchi. Il primo interessa Piazza Ciro Angelillis, Via Ciuffreda, il secondo interessa la villa comunale, cioè la parte superiore della villa comunale, che è estranea agli interventi che si stanno faticosamente portando avanti e sono avviati a conclusione, come ha detto l'assessore. Poi abbiamo un blocco importante che va dalla Scala dei Giganti, Via Torre dei Giganti, Via Cordova, Castello Normanno, lo zona antistante e laterale del Castello Svevo. Vedo che lui mi sta apprezzando, forse per finire. Ah, c'è una domanda, siccome sulla scalinata Torre dei Giganti, che lavoro verrà fatto? Ci sono state un po' di discussioni in città, qual è il lavoro che sarà fatto soprattutto in quella scalinata? Se ci può spiegare tecnicamente. Sì, allora intanto faccio una premessa, l'intervento è unitario, tutto questo intervento così importante che interessa ampie zone della città è un intervento che deve avere delle caratteristiche di unitarietà e si deve anche collegare con quello che è già avvenuto. Noi abbiamo già fatto degli interventi importanti, a mio avviso ben riusciti, nella zona che va dalla Basilica fin su, via Garibaldi, eccetera. Quindi abbiamo studiato con attenzione il sistema di pavimentazione, il sistema di rifinitura superficiale, la qualità della pietra. Quindi oggi noi stiamo facendo un intervento culturalmente ben definito. La stessa cosa è prevista per la scalinata, perché lì, in quella zona, è una zona dove sono previsti interventi non soltanto di rifacimento della scalinata, ma anche di rifacimento del sistema delle urbanizzazioni, sistema fognario, sistema idrico, eccetera. Quindi ci saranno interventi importanti. Nella logica con cui noi abbiamo lavorato, questo intervento si integra con quello che è stato già realizzato giù, con un tipo di pavimentazione molto simile a quella della originaria pietra di monte che caratterizza l'intero centro storico e che noi abbiamo voluto appositamente riproporre, togliendo le parti di pietra lavica che c'erano prima, che erano poco legate alla cultura, alla storia della città. Quindi abbiamo riproposto una pietra che avesse una suggestione paragonabile a quella della originaria pietra calcarea che caratterizza buona parte del centro storico di Monte. La stessa cosa stiamo facendo a Monte, no? Realizzeremo a Monte come continuazione verso il castello. È ovvio che la scalinata deve seguire lo stesso tipo di principio, perché altrimenti non avrebbe senso, no? Avere materiali differenti, livelli cromatici completamente differenti. E su questo noi, diciamo, abbiamo progettato, abbiamo ottenuto tutti i pareri e stiamo andando avanti. Ho sentito parlare di ipotesi differenti, queste le dobbiamo valutare con molta attenzione, perché è difficile non seguire la linea che noi abbiamo portato avanti sia negli interventi precedenti già realizzati e sia in tutto l'intervento che è stato progettato e approvato da tutti gli enti, cioè quello di riproporre una soluzione che oggi rappresenta la nuova immagine di Monte Sant'Angelo, che, come avete potuto notare in quello che abbiamo fatto, ripete fedelmente e cerca di riproporre la struttura originaria della città. Davanti alla Basilica voi avrete potuto notare che noi abbiamo creato un sistema di smaltimento delle acque, di distribuzione molto, diciamo, aderente alla storia, a quello che avveniva nella storia di tutte le città pugliesi, il comprimio centrale, la distribuzione delle pietre trasversalmente a questi elementi. Cioè, voglio dire, esiste una soluzione architettonica, storica, culturale che noi abbiamo portato avanti e che sicuramente cercheremo di portare avanti anche all'interno della scalinata. È ovvio che tutto quello che esce fuori dalla città noi lo valuteremo con attenzione, per cui rispetto a questa
queste indicazioni che sono venute, noi stiamo facendo delle valutazioni, faremo degli approfondimenti e poi ne discuteremo prima di andare in interventi completo, no? Con una... vado già alla fine. Per quanto riguarda la realizzazione di questi interventi, non è facile, perché in realtà si tratta di intervenire in tessuti che sono abitati, che hanno attività commerciali, che hanno situazioni che presentano dei livelli di rigidità alti. Quindi dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni che tengono conto di tutte le esigenze delle persone, degli operatori economici, ma non dimentichino che l'obiettivo principale è riqualificare queste aree. Tenete conto che quando poi l'intervento viene realizzato, si assiste a una rifioritura di questi spazi, cioè che cominciano ad avere una nuova attrattività per tutti, sia per chi ci lavora, sia per chi ci abita e sia per i visitatori, i turisti, che rappresentano una chiave di sviluppo di buona parte delle comunità pugliesi, che hanno elementi storici importanti, elementi testimoniali così importanti come Monte Sant'Angelo. Stesso discorso sta avvenendo in questi giorni ad Alberobello. Noi stiamo intervenendo proprio nel cuore turistico di Alberobello, cioè il collegamento tra la chiesa di Sant'Antonio e la zona monumentale, cioè proprio il punto dove si concentra il maggior numero di turisti. E questi giorni, se voi venite, è tutto smantellato, ma tutto in rapida ricostruzione, perché i primi giorni di luglio c'è un evento internazionale che è la sfilata di Dolce Gabbana, che si farà ad Alberobello, quindi deve essere tutto finito per quella data. Tutti gli operatori che in questo momento vedono il flusso turistico un po' rallentato, perché c'è qualche disagio in quella zona, vedono con grande interesse quello che avverrà subito dopo, cioè nel senso che i primi di luglio la realtà, diciamo, sarà così rivalutata che sicuramente questo sacrificio avrà un grande ritorno da tutti i punti di vista. Grazie, grazie all'architetto Sgobba per averci raccontato questo progetto. Dalle domande del pubblico, naturalmente vi chiediamo, oggi è il primo incontro di questo Comune di questa trasmissione di approfondimento, vi chiediamo però naturalmente di stare nel tema. Oggi si presenta il progetto infrastrutture turistiche e quindi vi chiedevamo di stare nel tema, però oggi per la prima trasmissione facciamo rispondere al sindaco. Ci sono alcune domande dal pubblico, sindaco, al volo. Allora, innanzitutto, quando Antonio Frisoli chiede quando devono realizzare il progetto per la postazione taxi di piazza. Il progetto di postazione taxi? Sì, di piazza. No, allora, noi stiamo cercando, per quanto riguarda via Carlo D'Angiò, perché credo che Antonio si riferisca a quell'area, stiamo completando il sistema. Giovanni ha dimenticato di dire che è in progettazione anche la costruzione dei nuovi bagni direttamente presso il parcheggio comunale, per cui anche il sistema dell'utenza dei servizi igienici riceverà una rivisitazione, perché non è più pensabile di tenere quei servizi igienici posti in luoghi che sono poco fruibili, come quelli sotto la villa comunale. Abbiamo visto che non funzionano e quindi anche le attività commerciali hanno segnalato questa cosa. Per quanto riguarda il servizio di taxi, è un servizio pubblico, chiaramente stiamo adesso ragionando sull'utilizzo e sulle limitazioni di via Carlo D'Angiò, di piazza Carlo D'Angiò. Avete visto, piazza Carlo D'Angiò ha ricevuto un importante intervento di riqualificazione, come diceva Pasquale, si può essere d'accordo, non si può essere d'accordo, la bellezza è un concetto molto soggettivo, questo rispetto però anche alla domanda ci sono delle situazioni che sono indipendenti adesso da queste cose, e cioè stiamo cercando di capire in che modo dobbiamo rendere fruibile Carlo D'Angiò, ma nel rispetto del fatto che si tratta oggi di una nuova piazza a servizio del santuario, a servizio del corso cittadino, per cui è un intervento abbastanza delicato che è stato fatto e quindi dobbiamo avere la giusta cosa. Chiaramente ci sarà il luogo previsto per
come dire, la sosta per il taxi con le indicazioni sulla cartellonistica turistica che stiamo per installare. Il 22 installeremo la nuova cartellonistica turistica, inizieremo ad installare la nuova cartellonistica tutto turistica, il centro storico. Tutto il centro storico, e quindi ci saranno anche le indicazioni di questi importanti servizi pubblici. Matteo chiede, per caro Dangio, c'è il parere della soprintendenza? Allora, le nostre piazze e tutto il centro storico del comune di Monte Sant'Angelo è vincolato ai sensi dell'articolo 21. Quindi si tratta di opere, tutti gli interventi privati e pubblici che vengono realizzati in queste piazze devono ricevere il parere appunto della soprintendenza, che non è solo un parere paesaggistico, perché è diverso, ma un parere derivante appunto da quest'altra forma di tutela che è l'articolo 21. Per cui tutti gli interventi pubblici, a maggior ragione, hanno tutti chiaramente il parere della soprintendenza, che spesso è un parere che ci consente di andare avanti e di in qualche modo di ricevere le giuste indicazioni, ma come nel caso appunto della villa comunale, il parere della soprintendenza in questo caso ci ha fatto perdere, è il motivo per cui abbiamo perso molto tempo nella realizzazione delle opere, perché il parere della soprintendenza riconfermato in sede successiva, perché questo prevede l'articolo 21, ha stravolto una parte del progetto e questo ha cambiato totalmente poi anche il cronoprogramma dei lavori. Al volo, un'altra domanda di Attilio, bisogna fare la strada dell'acquedotto dall'ex Enicam a strada di Pulsano? Si tratta di interventi che non attengono al tema in questione, si tratta di infrastrutture, che state sbagliando tutto, perché prima di farlo dentro terra bisogna dare le strade curve. Come li portiamo i turisti qua? Perfetto. Grazie, gentilissimo. Abbiamo finito, grazie sindaco. L'ultima domanda è per l'assessore Vergura, la prendiamo lo stesso assessore. Ci chiedono aggiornamenti sul ripristino della viabilità di Carlo di Durazzo. Al volo, sì, che dobbiamo chiudere, siamo andati lunghissimi. C'è qualche aggiornamento sul ripristino della viabilità di via Carlo di Durazzo? No, presumo che si faccia riferimento ai lavori di ripristino di acquedotto o Enel. Sono in addirittura, dopo aver fatto l'intervento, hanno ovviamente cercato di velocizzare al massimo, compatibilmente anche con le condizioni climatiche, di fare i ripristini dovuti, per cui si tratterà di attendere. Se poi si fa riferimento a come sono concepiti i parcheggi in quella zona, quella è una situazione che per ora resta così com'è, perché avere i parcheggi liberi in quella zona ci consente di avere il rispetto della legge per avere i parcheggi a pagamento in altre zone della città. Presumo che si riferisca più a questo che alla prima domanda. Grazie assessore, grazie a tutti, vi ricordiamo che grazie. Dobbiamo chiudere, siamo andati lunghissimi, vi ricordiamo qui sul tavolo potete trovare un volantino che c'è, dove c'è la sintesi di tutto quello che vi abbiamo raccontato sul progetto infrastrutture turistiche. Abbiamo cercato di rispondere anche alle vostre domande, quindi grazie a tutti, grazie a chi ci ha seguito online e chi ci ha seguito in piazza, e ci vediamo al prossimo appuntamento di Comune D. Grazie.